Ben ritrovati a tutti, carissimi amici chitarristi. Questa sera una piccola divagazione per quanto riguarda il mio Echo VPB100, un basso. E la domanda di questa sera è meglio un basso pulito o un basso distorto? Io direi dipende dal contesto, nel senso che se noi suoniamo all'interno di un ensemble o di un mix dove i suoni sono pacati e sono puliti, è chiaro che un basso con un distorsore davanti risulterà probabilmente alle nostre orecchie ed al nostro cervello fuori luogo. Non lo riconosce come parte integrante di tutto il resto, di quello che chiaramente suona attorno. Ma se noi lo andiamo a collocare all'interno di un mix, magari di un brano rock, dove ci sono chitarre distorte, dove c'è saturazione e dove c'è groove, beh, quale cose potrebbero cambiare e l'esperimento potrebbe essere molto interessante. Andiamo a sentire subito come suona su un preset con il pod HD500X il basso pulito, eccolo qui. E adesso inseriamo il distorsore. Come potete sentire, il suono è veramente infimo, ma state bene a sentire cosa succede in un mix roccheggiante. Non ho assolutamente toccato nulla, sicché i due suoni che avete sentito in precedenza del basso con distorsore e senza sono esattamente quelli che andiamo a sentire sopra la base, e vi renderete conto che con il distorsore il basso è molto più intelligibile, esce veramente molto di più dal mix, soprattutto sulle medie e sulle alte, rispetto al suono pulito. Andiamo subito ad ascoltarlo su una base alquanto roccheggiante. Adesso lo bisattivo. E ora lo riattiviamo. Lo disattiviamo. Beh, come avete potuto sentire, il basso con il distorsore è veramente tutt'altra cosa in questo mix. Mi raccomando, girate questo video ai vostri bassisti affinché mi facciano sapere cosa ne pensano di questo esperimento, se ritengono che sia una cosa interessante, ma soprattutto se hanno la possibilità di provare, lasciatemi i vostri commenti relativi a questo tipo di soluzione. Stay tuned e ci vediamo alla prossima.